coordinatore delle sede di tutti i parchi regionali della Regione Puglia, perché ha creduto nel valore, sostenuto sin dall'inizio, il progetto editoriale della memoria dello sguardo, che proponevo la sua cortese attenzione nel 2010 e stasera si vuole presentare, realizzato e pubblicato. Antonio Fettini e alla memoria di l'amministrazione comunale. Ringrazio con un saluto affettuoso i signori relatori, amici e collaboratori, mio marito e i miei figli che fortemente mi hanno sostenuta e incoraggiata con il loro affetto, il loro saluto non solo la mia famiglia, i miei fratelli, i miei e giusto, ma tutte le famiglie utenti, che sono Trattese, i Tentini, i Santoro, i Pallesca e tutte le altre che mi hanno vista crescere in questi luoghi, mi hanno amata e mi hanno vista partire e ritornare tante volte e sono sempre stata accolta con amore. Ringrazio gli attori giovanissimi, gli artisti piccoli di Omedei e gli altri artisti che sono qui con me, e Mario Merone, che sarà anche infortunato però pur di non mancare, è arrivato ieri dopo un viaggio tragico, e Silvia Sinteri e Gaetano Merone, un altro giovanissimo fratello di Mario, musicista di soli 22 anni, che non è qui con noi, ma ci lascia questo regalo bellissimo di adattamento della nostra canzone, una canzone amata dai inglesi, quella Madonnina del Mare. Se spogliamo il libro, chi lo possiede, a pagina 156, la fotografia datata a luglio 1959 ritrae alcuni tremitesi a lavoro nell'opera di ampliamento del curriculum italiano, allora nominato parcheggio riservato ai soci. Nel gruppo di lavoranti c'è mio giovane papà che prestò servizio nell'azienda milanese per diversi anni come operaio tuttofare. Ricordo che a fine settimana, ad ogni cambio di turno, gli andavo incontro attraversato di corsa il sentiero appena tracciato nell'intricata pineta che portava da Tabacchiello a Cala degli Inglesi. E io lo aspettavo lì, davanti alla recinzione, nella speranza che avesse depurato quella sua figliola che amava tanto leggere, un fumetto, un libro usato, lasciato dei bambini in tappeggio. Non avrei mai immaginato che un giorno un tetto di libri sarebbe stato in cielo e il loro cittadino mi avrebbe fatto compagnia per tanti anni, per tanti giorni. Sono diventata così operatrice del libro, la mia scrivania perennemente in ombra di libri, opere nuove, altre da dare, talvolta pervengono fondi librari, porzioni di biblioteche di privati cittadini, donate all'Archivio di Santi Terni, dove io lavoro come bibliotecaria da oltre 35 anni e sono responsabile di questo settore. Il mio compito è quello di recuperare, conservare, valorizzare, rendere fruibile agli studiosi questo patrimonio bibliografico. Con l'esperienza acquisita in biblioteconomia, svolto il mio lavoro ormai con insicurezza e professionalità. Nonostante ciò, innanzi a un libro, trovo sempre una forte emozione e il mio atteggiamento non è mai di quella che tutto sa, ma di quella che vuole ancora tanto imparare. E suscita sempre una grande curiosità, come forse
documentale impresso a caratteri mobili a metà del 1400, uscito dall'officina di Costa e di Tudelberg, quel primo fumetto che mio padre aveva riciclato, quel primo libro di favole, quello che una generosa turista mi dava, mi spedì in lontano anni 60, entusiasmo, sentimenti con cui accolgo i miei libri, rivivono stasera con un'emozione più grande di questa pubblicazione tanto amata e desiderata, e dedico a voi i miei tesi. Tutto quello che potevo per organizzare questa festa, mi auguro che riesca bene, che possiate divertirvi. Ora vi presento questi giovanissimi tesi, i piccoli Diomedei. Adoro il momento, il compito di custodire idealmente, perché sono ancora così vicini, la memoria storica delle nostre suggestive isole Veneti, una memoria da studiare, da approfondire e da valorizzare, e da tramandare ancora in futuro ad altre generazioni di Diomedei. Possiamo intingere con generosità straordinarie dal tesoro che Diomede ha sepolto in queste meravigliose isole, e attingere con saggezza, con nobiltà, quella nobiltà e generosità straordinaria che Diomede stesso aveva, e utilizzatelo sempre a vantaggio della comunità e dell'ospitalità. E ora il dottor Pecorella. Non scherzo a me, no. Grazie.
questo evento di Maria Teresa di Lentis, offrendo un contributo alquanto insolito, ma comunque utile per dare testimonianza al lavoro delle cosiddette artigiane del mare. Pescando dai cassetti della memoria rimangono leghe di terra, isole dimenticate, popolate soprattutto da donne, donne straordinarie, figlie, madri, spose, sorelle, donne, davanti a una turba a guardia dell'ultimo nato, donne invisibili davanti a una pellicola votiva, in silenziosa, religiosa attesa del marinaio, a volta vanno, comunque figlie, sorelle che riescono a dare un contributo valido per quanto riguarda la tradizione della memoria. Donne che già a 30 anni, consumate dal peso della fatica, senza i comfort che abbiamo noi oggi, senza acqua potabile, addirittura senza medicine. Fotografie in giardini che restituiscono volti di donne asse dal sole, dal vento salmastro. Alcune timide, ma comunque dal volto sereno, che rievoca l'antico pudore, l'antico candore, ma comunque di carattere fermo e deciso. Continuando a pescare le cassette della memoria, riemerge il timido lavoro di queste donne, che con armi si pari, uncinetti, filari, ferri, aghi, realizzano delle vere e proprie lavorazioni artistiche che consentono di tramandarne la cultura, destreggiandosi con proverbiale maestria tra prefioriscenze, merletti, trine e quant'altro. Anche il lavoro che questa sera voi vedete alle mie spalle è chiamato lavoro anonimo. Queste trine hanno, come potete ben notare, hanno la stessa struttura delle reti da pesca. Il modano che cos'è? È un arco speciale che dopo sfilerò, con il quale infilerò, è un arco speciale portato alle due estremità di una corona aperta che consente di avvolgere il filo ed è lo stesso arnese che i pescatori utilizzavano per attraversare o meglio, per la signora Lide, per rielaborare le reti. E questo ha consentito davvero di definirle delle vere e proprie lavorazioni artistiche. Comunque i nostri aghi hanno saputo coniugare l'utile con il bello e spesso a me come a tanti altri rivolgono l'invito di non farlo perdere il cosiddetto artigianato artistico, tant'è che il legislatore ha ampliato il concetto di bene culturale, cioè bene culturale non è soltanto l'archeologia, non sono soltanto i beni artistici, storici, monumenti, le aree archeologiche, ma tutto ciò che è testimonianza avente valore di civiltà. Finisco qui il mio intervento e vi auguro un buon proseguimento.
tutti. Sono veramente colpita di vedervi così numerosi stasera. E è con grande piacere che sono qua perché conosco Teresa attraverso parte dei suoi interessi, e lei è anche un artigiano straordinario della ceramica, una ceramista. Quindi ho potuto conoscerla anche sotto questo aspetto altamente creativo e artistico, oltre ad essere una acquarellista come tutti voi la conoscete. Però voglio contribuire alla presentazione di questi due libri, perché come sapete presentiamo la Meraviglia dello Sguardo, ma presentiamo anche un libro di poesie per le trenti in dialetto, scritto da Teresa, in un momento in cui la storia e la memoria tendono ad essere sottovalutate, come detto, l'economia globalizzata. Anch'io cerco in un piccolo di essere un'operatrice culturale e quindi sento vicino questo tipo di manifestazioni, perché voi siete uno spazio incontaminato che tende a mantenere, a difendere le proprie radici con forza, originalità e fare anche vostra una condivisione, un rispetto reciproco del reciproco valore, perché la presenza di questi relatori lo dimostra. Questa serata infatti non sarà altro che un tuffo tra le braccia l'uno dell'altro e in un susseguirsi di intellettuali, artisti, relatori di profonda umanità e cultura, ma anche di importanti figure istituzionali, quali il sindaco Antonio Contini e il presidente del Banco Stefano Pecorella. Qui, così per accelerare, voglio subito dare la parola. Grazie. Grazie a Teresa per il libro che hai scritto, perché con questo libro ci hai portato un po' indietro nel tempo, ci ha fatto rivivere momenti bellissimi quando eravamo così per noi, queste foto che veramente ci ricordano la nostra infanzia. Io volevo ringraziare anche i piccoli trentesi, perché saranno loro che a scrivere un'altra pagina della nostra storia. Che dire, grazie a tutti perché siete intervenuti in massa. E niente, grazie ancora. Adesso passo la parola al Presidente. Grazie anche a lui. Attività di
quelle attività dell'uomo che però bisogna sempre tenere presente, molte volte sono in contrasto con la tutela dell'ambiente. Allora noi dobbiamo cercare, per quanto possibile, in ogni nostro sforzo, di coniugare uno sviluppo che sia di natura ecosostenibile con una produzione non di ricchezza, ma di benessere. Guardate, l'ha detto bene la ragazza, non conosco il nome, Rosalia, e anche poi la giovanissima presentatrice. Oggi il benessere di noi cittadini non si misura più su quanto sia importante il nostro portafoglio, su quanti siano gli scambi commerciali, su quanto sia preoccupante lo spread che oggi tanto assina tutto quanto il nostro territorio nazionale. Bisogna ritornare a valutare il benessere con quelle poche cose che si aveva una volta e che erano al fondamento della nostra tradizione, delle nostre culture, del nostro essere italiano. E possiamo vincere la sfida del futuro soltanto se ritorniamo a vivere nelle ragioni del passato. Sembrerà anacronistico, ma è così. Noi non abbiamo alcuna possibilità di privilegiare all'interno di un sistema globale nel quale la differenza la fanno i numeri e non la qualità. Noi dobbiamo sviluppare un sistema di qualità che sia dalla qualità della vita, alla qualità della cultura, alla qualità del servizio, alla qualità dell'accoglienza, perché noi siamo un popolo di grande accoglienza. Siamo un popolo di grande generosità. Noi abbiamo avuto i nostri uomini che sono andati prima all'interno dell'Italia per ragioni di sviluppo a colonizzare il lavoro delle fabbriche del nord, ma i nostri uomini sono quelli che sono emigrati, sono andati in America, sono andati nell'Argentina, hanno portato e ancora oggi portano alto il vessillo della nostra nazione, perché siamo le eccellenze di tutte le più importanti strutture universitarie e di grandi investitori che ci sono nel mondo. Ma chissà perché ogni volta che noi ritorniamo a rimettere i piedi sulla nostra terra, noi ci scopriamo invece una civiltà al regresso. E allora ai giovani di Omedei e a chi vive queste isole, abbiate il coraggio di credere negli uomini che sanno parlare non alla mente, non alla tasca, ma al cuore delle giovani generazioni. E io e l'amministrazione e Maria Teresa De Lucchis, nella quale anche senza conoscerci, oggi ci siamo visti per la prima volta, ma è stato un momento per me, l'ho detto, questa è la mia prima creduta, è il primo testo che io ho pubblicato come Presidente delle Repubblica. Ci abbiamo messo 2 anni, scusateci, ma abbiamo con una dovizia di particolari sempre emendato ogni volta una bozza per individuare quale fosse la forma migliore per presentarla a voi. E io ritengo che oggi questo figlio possa nascere sicuramente coniugando quelle che sono le ragioni dei valori di quella cultura dell'affetto della famiglia che Maria Teresa De Lucchis è riuscita a comunicare attraverso quella sua lettura stentata, non certo per la sua capacità e la sua professionalità, ma forse per qualche grosso paura che aveva per poter essere ritornata oggi a portare questo libro finalmente sulla sua terra, con un piccolo uomo che è il sindaco delle Tremiti e con un suo grande amico che è Stefano Pecorella, che saremo sempre al vostro fianco. Grazie a tutti.
che mi chiama Fabriano, Cicci Giuz, Gennarino, dai Daniela, senza offesa, mio suo figlio veramente non può correre, tre mesi, adesso solitario, che c'è fatto? Sono innamorato di Marino, e Carmelia, e Teresina, la dolcetta e Giovannina. Se mi faccio la finestra innanzi a luna, io non metto a ragionare, ma che mi fa male. Io non sono stato mai in cui vivevo. Tengo la voce di tua madre, tengo l'occhio da se stessi. Mi sono tre mesi con Marino. Voi, Gianni, un po' far la scogliera, la uccidere di tanto. E quando è maledetto, si ferma queste passi di prima morì. Si dice, eccetera, questi profili della divinità, io la domanda a papà, chi mi chiama Diometro, Eto, o tu, o tu là? Penso che se, io sono figlio veramente tre metri, e vanno bene i turisti sotto il corpo a San Nicola, e quanto è bello, quanto è bello, e come ancora la San Nicola di Zabrina, ma vabbè, io credo che ogni mona ne ha già dato uno, e ogni macchia che apparire è un peccato. Sì, ma faccio la finestra e la zanna. Dai, io non sto ragionando, ma che buono. Io non sono stato mai più pensiero se non. C'è la voce di tua madre, c'è un luogo da se stessa. Mi sono tre mesi con mamma. Nella didattica possono, oltre che
strane come le proprie comunità di meraviglioso mondo sono ben strutturate. La fotografia subacquea è considerata una particolare branca della fotografia, poiché richiede un'attrezzatura altamente specializzata e tecniche particolari per essere praticata con successo. Offre ottimi studi fotografici, paesaggi subacquei, riti e cose sommerse, oltre a studiare comuni come pesci, mammiferi e marini. Il viaggio di Gian Cristoforo nel 1955 al porto del Tramezzo può essere considerato l'uso della fotografia subacquea a colori che oggi conosciamo. Il fotografo che lo accompagnava era Bismarck, che usando una macchina fotografica a Rolex rese possibile le prime sequenze fotografiche subacquee. In seguito, era un distorto di National Geographic e sperimentò nuove apparecchiature per foto subacquee che resero possibile la scoperta di alcune nuove specie marine e realizzò il primo reportage su vita. Volesse avere tutte le segrete della bellezza sola, solamente a chi teniamo, si prende corpo e a facilizzare l'aspettacolo sole di Maria Mese. Picchie pure e se ne fa più sole, piscine, zardine e grotte. Ha cominciato la Maria e dopo lo cosiddetto rosso, o giallo, o verde, o blu, non si stacca mai. Non deve piacere. A Sant'Omio facendo il tipo verde non lo vuole, non diventa l'indagno per il tempo. A una parte è andata in scuola, ci mettete su le cantone di venute d'argento, in fondo mano, fate su le mille colore, lilla, turchese, porpora, come i gioielli, e ci mettete la luce trasparente e fina. Con Manuelo la confonde l'occhio e un pensiero che si mette per l'aria a guardare. Ovviamente il certo sorello, maestro, sta basilica avrebbe fatto due pilastri che avevano un cuore di scorpio rosso assale, e una montecella che fa da sia spienta, spienta la barca della linda la piscina che avrebbe cercato. La bellezza sta un po' fuori dal nascondino, e non si può chiedere così, non si viene fosse. O solo allora ci può mettere. A chi deve? Danza a te, pure le mani oggi, ma fammi una grazia. Lascia per il tuo monumento, fammi una trasignata in tasta brutta e con la bocca sola, fammi a tenere. O scassa Maurizio. Una volta, a Tremate, molto passata la mamma, a pace di la casa non vedevo una luce di niente, né acqua, né luce, solamente una pianta di vidro, qualche gallina cinciante, un cavolo, non diceva il lume, e si diceva di tutta la tua che faceva la mulina, però teneva come una fatta, ma perché? Che aveva la tua base, poi a Tremate, non ci stava mai una roba sociale. E quando il lume scendeva lì domani la sera, l'ombra delle zampine si allontanava e si discende le tinte un tremolino. All'altro pensava di leggere, ci stava la coppa scarsina, mi allava, fui, si affogava sotto il letto, la bottiglia di loro si schiattava. Sì, sì. O delle pure noi in caso da fare l'approfittante che ci fa fare niente. E noi, piccirilli con la terra al collo, fuorivamo in tasca sorella nostra, salivamo un po' per sé, ci accettavamo. E fatto, ci calmavamo in casa. Vogliamo una cena. Ma Marco andava invece di notte. Non aveva più. Ha zumbato ambiente. Essa per andare a te le mancava un chat. Accende un tavolo, c'è la salvatina, era l'anima triste di un creatore morto senza un sacramento. Camminava un po' male in quattro punti, per esempio, a visione del Parmenio, Angiolina e via Mene, cane arrangiato e chi che sia. Rocco, in coppa che stisola molestica, tra sette turisti.
Non vi amare le genti che in casa delle nostre catturava le mani. Che feneste fini di sole cerca. Ehi, sei, succeretta a Babilonia. Spiriti di fanfaroni, diavoli di caccia senza che infurnavano per restare i turisti sconfidenti che adottava a tenare in città. Dietro a me, la Petrovano non è pace. Avete mascultato tutte le cose nostre e ci andiamo a dormire in una baracca. E dopo scelto. Queste mo sono cose una volta. Mo nessuno si legge. Comunque si è cagnato. Il cielo però è sempre magico. Chino chino e stelle. E voi si chiede. Thank you.
Se non fosse per te, bambinina, che stai nata povera in una cavernella dove sei e mi ha ricordato religiosamente che è Natale, sta festa fosse la farsa solamente. E già spellucci brillante nei magazzini, viene tanta roba in uno. Io mi sentessi più povera e quando ero povera ho veramente come te. Pensa a quando ero vicino della vigilia di Natale, della Trenta, coppa a casa di nonna mia, ah, che felicità. Ah no, si scegliava e notte ambasta frittelle e crosta. E l'indoliente io sentivo il rumore di te. L'attore con fuoco, la resina che bruciava in tasto fallente, e l'attore lo zucchero del cannello. Vino molto, sanguinaccio. Che delicatezza, un caffè casalino, proprio. E la misetta con la fine. Con l'occhio chiuso, con una sulla budella infantata, in dama, lana, azzeccata a quello, e da seguire la cucina mi ha sentato proprio a seggiore la luce. Nonna Tullia mi diceva, Nenè, fa freddo, state lì pure tra di poco. Io facevo finta di niente, non nasceva sempre, è mammosa ciò cioè perché. Io non volevo fare questa poesia di Natale, che non tornerà mai più, ingattarla con i fiocchi e stella, e riavarla a te. A una bella bella, mi arrivano pochi di questa fece, Teresinè, fai più con lei, che poi anche il momento per esempio, il naso del bambino Gesù. Faceva, sceglieva l'acqua a fine fine, tutta da cielo, e io pensavo, potessi mettere in coppa che sta per Natale. Inizia a stare a dormire, tutte fosse possibile di vedere l'acqua, e camminava solamente un giovinotto con la scoperta tra porta. O cana, caccia, e ti dà un prega, due tutte e quattro per caccia. E passava pure la mia, come panare chi ne ci vuole amare, e mie zanna. Non dico il nome per il momento,
e sono curioso di, così, di vedere e di sentirvi, se avete capito di cui vi sto parlando, dimmi il nome. No, no, guarda, è bello. Presidente della Regione. Di voi vi sto parlando. Vendola. Sì. Esattamente. Il nome di Vendola, presidente della Giunta. Vi leggerò adesso il suo messaggio. Iniziatori ad apprezzare meglio la bellezza del territorio.
in sostanza a sviluppare il terzo occhio che vede, sente e vuole assimilare la cultura isolana. Vi ringrazio per l'intervista. Originale assai. Uno si chiama Povero Tizio. Nato. Ci sta solo. Maestra. Perla delle prende. E roccia delle prende. Ci hanno mettuto un nome della parola nostra. Sta in da chiesa, in Coppa San Nicola. Una statuanella nera, antica. E quando sei una donna, o mannato pregamento decorato, Vergine Santa, a casa della mia donna donna. Dopo ci stanno i cartelli che avevano nome e femmina. Rosario, Anna Maria, Alba, e chi che sia. E chi più moderni? Victor, Calypso. Un mese d'agosto non è punta a mezzo canale. Corrono insieme e fanno a gara per portare coppe i turisti perché attorno a San Domino ridanno tre viole a voi marino sotto l'archidietro della Monta Secca e come brucio sulle gambe qualcuno da tre medesi allora fanno finta di niente e poi che fa? Dura così poca stagione la reprimenda è l'uomo che viene in coppa sti scogli senza faticare a mezz'ora l'amore dei turisti sbattute come il mattino di anche con un latte sbarca la mia nanda la discarica e quello che succede dopo è peggio a loro la banca nelle San Domine in Gina una marea di gente con valigie, trigonite poi arrivano i sotto di valigie grosse come hanno treno e ancora furgoni, cartoni, frutta, giornale e pane l'autista delle pensioni e i scioffere delle vedende chi viene, gabbiano, con il blend per una fasciata di una turmana come fosse notte, sai sai, mi pare che la Maronella è prema che canta nina nina stringendo in braccio a Gesù e che le bancherelle colorate blu, celeste e verde addormono, sistemate tutte insieme, invece è grosso, ha riparato il mio giornale, Gobbo Maronella. Voglio tornare in posso prendere in tenuto senza cantare. Sto bruciata, mezza luce, da primavera, come la cannella in venere, canto benissimo, ma non mi piace. L'ombra d'ore sta di bianca. In giaviglia, il fuoco secca, carne, come pezzi di pelle, e la sciopra non tenne più colore, rosso di pelle. Non tengono più l'attore, l'oriente e l'omare. E rara, sono nera, con bocca buona. Amore di malinconia, abbascia sta casa, cattura le vine di luna, e vino d'ora, e il russo con gli armi, trapassato. Non scusiamo un'altra, ma siete? Con le scatole. Speriamo. Faccio gli scongiuri a me. Sono rimasto solo e dieci un bacio umano, che lacrime in dagli occhi, un vostro acqua e sale in dall'osso. Mi sono figli e mancati, sono nato lo scalone, i vasi. Goppo di mone, o mare non lo sento, fanno vino, stamattina sta a picciare assaggio, e San Luca, e gli astenna, e loro ne parlo se lo prendete. Da questo mondo che tutti noi abbiamo avuto la sfortuna di lasciare la terra dove siamo nati, ci mette nelle condizioni di correre disperatamente.